Salve a tutti youtubers, come al solito Caleco84 su Italian Nerd Gamer. Oggi ho deciso di dare qualche suggerimento su come sopravvivere nella modalità sopravvivenza di Space Engineer. Ovviamente non sono un esperto, la modalità è uscita da poco, però ho già trovato qualche piccolo trucchetto per facilitarci la vita. Iniziamo. Come potete vedere, abbiamo iniziato a bordo di una navicella scassata, come potete vedere, che possiamo già iniziare a riparare senza nessun costo, perché i materiali sono già sopra, ad esempio qua. Ci mettiamo qui e vedete, la possiamo rimettere a nuovo, ma è secondaria come cosa, non è molto importante. L'importante ovviamente è se non andiamo a sbattere. Allora, abbiamo questa navicella che ci con allora abbiamo questa navicella che porta con sé tutto ciò di cui possiamo avere bisogno, compresa la raffineria, l'assemblatore, ai quali è possibile accedere già dall'interno. Mettiamo qui. Come vedete, raffineria, assemblatore e container. Qua abbiamo il nostro reattore con un po' di plutonio all'interno, uranio, e la sala medica. Adesso, se noi guardiamo qui abbiamo un giorno di autonomia, quindi nessun problema. E qui abbiamo il nostro generatore di gravità. La prima cosa da fare è allargare il raggio, il campo del gravitazionale, perché appena iniziato prende soltanto l'interno della navetta. Noi lo allarghiamo al massimo, ok, e ci avviciniamo a un asteroide, per esempio qua. Senza andarci a sbattere contro, possibilmente. Ok. Andiamo dentro, usciamo fuori. E come vedete, abbiamo il campo gravitazionale già qua all'interno. Possiamo camminare sull'asteroide. Ok? Prendiamo la nostra trivella e iniziamo a raccattare risorse. La prima cosa che dovremmo trovare, oltre al ferro, è l'uranio. Però non so dove possiamo trovarne, non so se qua ce n'è. Magnesio, magnesio. Ok, intanto iniziamo a prendere quello che abbiamo a portata di mano. Qua c'è tanto ferro e facciamo il ferro. Oppa. Ok. Dobbiamo andare a cercare dell'uranio e a quanto pare in questo asteroide non ce n'è, quindi cerchiamo da un'altra parte. Vediamo. Dove ce n'era uno tondo quando sono arrivato. Sia quello là? Sì. Andiamo laggiù. Magari ci andrà meglio. Ok. Abbiamo raccattato un pochino di risorse, purtroppo ho messo modalità survival normale, non per 3 non per, e neanche per 10, quindi ci vuole più tempo per raccattare le risorse, estremamente più tempo. Comunque, la prima cosa da costruire non è una base, non è una nave piccola, ma è un carrello d'atterraggio per la nave grande. Perché? Perché su questo carrello d'atterraggio andremo ad attaccare una trivella. Vediamo un po'. Assemblatore, produzione. Nave grande, carrello d'atterraggio. Produce tutti i pezzi che ci servono. Ci vorrà un pochino e noi aspettiamo. Ok, siamo addirittura d'arrivo e abbiamo tutti i pezzi pronti per creare un pannello d'atterraggio, un carrello d'atterraggio. Ovviamente abbiamo un limite di chilogrammi, quindi dobbiamo costruirlo parte per parte. Allora, andiamo qui. Il nostro bellissimo carrello d'atterraggio verrà posizionato in questo punto. Noi, che siamo furbi, cosa facciamo? Rimuoviamo questo e via. E dovrebbe essere caduti tutti attraverso l'asteroide. Va benissimo lo stesso. Prendiamo il nostro carrello d'atterraggio e lo piazziamo qua. Cioè, più vicino. Ok. E iniziamo l'assemblaggio.
a prendere il resto della roba che ci manca. Senza i moltiplicatori è abbastanza difficile, comunque. Bisogna fare avanti e indietro un sacco di volte, ragazzi. In modalità 10x ti carichi qualche migliaio di chili e buonanotte. Qua invece tocca fare avanti e indietro tutte le volte. Ok. E con questo lo dovremo finire. E finiamolo come si deve. Finito. Ora, come ci piazziamo sopra la trivella? Visto che non funziona il copia e incolla? Semplice. Premiamo G e facciamo una nuova nave piccola. Come vedete, appare un carrello d'atterraggio, che tra parentesi possiamo girare come vogliamo prima di piazzarlo. Ma se lo mettiamo contro alla nostra navicella, vedete che diventa appoggiabile. Clicchiamo e mi manca un componente da costruzione. Allora, andiamo qui e gli diciamo: voglio un componente da costruzione. Non ci serve nient'altro, questo carrello d'atterraggio è solo per bellezza. Dopodiché andiamo qui e diciamo che vogliamo un bel po' di blocchi d'armatura leggera. Ok, direi che possiamo già iniziare con quello che abbiamo. Ok, siamo qui e piazziamo il nostro carrellino d'atterraggio. Lo piazziamo così. Dopodiché, colore normale, e iniziamo a mettere i blocchetti qui. Ok, adesso vediamo cosa succede se togliamo via questo carrello d'atterraggio. Ah. Bloccato. Ok, adesso con un po' di manovre e peripezie dovremmo essere in grado di raddrizzarci ok. Finiamo di rimuovere il rimovibile. Benissimo. E 1, 2 e 3. Bene, saldiamo. Ok. Abbiamo la nostra piastra. Adesso qui piazzeremo poi le nostre trivelle. Ma queste al momento non possiamo perché ovviamente. No, possiamo perché basta una lastra d'acciaio per iniziare. E direi di piazzarla così, anzi no, così in questo modo possiamo poi recuperare tutto. Una, due, tre. Ok, adesso ci servono i materiali per fare tre trivelle. Ok, siccome la produzione è iniziata, iniziamo a costruire queste benedette trivelle. Vai!
Perfetto. E abbiamo le nostre tre trivelle attaccate a un carrello d'atterraggio. Ancora un pochino storto, adesso lo raddrizziamo. Ovviamente per funzionare le trivelle devono essere alimentate, quindi dobbiamo produrre anche... No. Dicevo, dobbiamo anche produrre un generatore. Reattore, scusate. Quindi andiamo qui su navi piccole e vediamo cosa ci serve per fare un reattore piccolo. Lingotto d'argento. Non abbiamo argento a quanto pare. Esatto. Andiamo a cercare l'argento. Ok, abbiamo l'argento che sta aumentando. Andiamo qui e come vedete manca soltanto l'argento, però possiamo già iniziare a farci preparare tutti quanti i pezzi, in modo da iniziare a piazzare il nostro mini reattore sulla piattaforma della trivella. Andiamo qua. Vediamo qui. Usciamo. E dobbiamo piazzare il nostro reattore in un posto sicuro, chiamiamolo sicuro. Reattore piccolo. E lo piazziamo qua. Che va benissimo. Che punti verso l'alto. Ok, iniziamo già a saldare. Ok, mancano vari altri componenti, vediamo come procede la produzione. È abbastanza ferma perché appunto mancano ingotti d'argento. 91, 93, 95, 97, 5. Ok, pronti. Su. 4, 3, 2, 1. Ok. Perfetto, possiamo finalmente finire il nostro mini reattore. Vai! E anche qui abbiamo i vari stadi di produzione, molto fighi. Ok, già utilizzabile, ma noi lo vogliamo al 100%, giusto? Ok, ci siamo. E adesso la prova del 9. Andiamo qua. Qui. No, andiamo qui, mettiamo a produrre un po' di uranio e ce ne freghiamo un pochino da qua, direi 0,5 va benissimo. Piazziamo il nostro uranio nel mini reattore e una per una accendiamo le trivelle. Ok, signori. Come vedete sono stabili, la navicella trema ma poco. E direi che possiamo iniziare a scavare. E guarda come va. Le trivelle non lasciano detriti, risucchiano direttamente tutte quante le risorse, quindi non dobbiamo andarle a raccogliere in giro, ma le raccogliamo da dentro le trivelle che hanno il loro magazzino. Ovviamente dobbiamo stare attenti a non spaccare tutto. Ok, qui abbiamo scavato abbastanza. Ci giriamo. Ovviamente uno può mettere più trivelle, meno trivelle, ma secondo me tre è il numero giusto. L'astuccio del ferro. Ferro prezioso. E poi ovviamente adesso andiamo nella grotta di sotto per scavare tutto lo scavabile. Vediamo un po'.
E vai. Senti come mastica. Ora che abbiamo scavato un po', possiamo uscire. Spegnere le trivelle. Ok. E vedere che cosa c'è dentro. E vediamo che abbiamo un sacco di materiali. Ok, abbiamo raggiunto addirittura il limite della raffineria. Comunque, come vedete, in questo modo ci si semplifica molto la vita. Da questo momento in poi, quando abbiamo bisogno di minerali o altro, andiamo direttamente a minarli con le trivelle, con la nave principale, invece che andare noi a perderci dentro l'asteroide. Un'altra cosa bella che si può fare è rimuovere questo pezzo, smeridiatrice, rimuovere ad esempio questo pezzo. Io rimuovo questo, ma uno può rimuoverne uno a caso qualsiasi. Ok. Piazzare un rilevatore di minerali. Rilevatore di minerali, adesso vediamo che cosa serve per costruire, per finire di costruirlo. Ferro, platino. Ok, un po' di materiali li abbiamo, gli altri stanno andando, iniziamo la costruzione. Vediamo un pochino. Beh, questa è la prima fase, soltanto la griglia. Vediamo la seconda fase. Carino. Si potrebbero farlo più dettagliato, spero che cambieranno il modello più avanti, perché comunque non è tanto bello da vedere. Avanti, lastra, lastra, ok. Un'altra fase, oh, bello. Avanti. 16. Adesso ci sono qualche altro pezzo. Cinque motori. Ok, per qualche motivo stava costruendo roba in più che non serviva. Andiamo a finire la costruzione. Ah, 20 computer ci mancano. Ok, mi ci è voluta un'ora e mezza per ottenere questi benedetti componenti di massa, perché a quanto pare la raffinazione del platino è qualcosa di mostruosamente lento, quindi questo non teniamolo in conto per la produzione totale. E finalmente possiamo completare questo benedetto rilevatore di minerali. Ok, è già funzionante, ma voglio finirlo del tutto. Vai. Ok, finito. E questo è l'aspetto che ha il rilevatore di minerali quando è finito. Non è un granché, il modello è quello base, niente di chissà cosa, ma fa il suo lavoro. E ora vediamo qual è il vantaggio di perdere un'ora e mezza di raffinazione. Questo. Già da qui si è in grado di vedere dove sono e cosa sono i vari minerali. Abbiamo uranio laggiù, nichel lì, platino
cobalto, magnesio, platino, oro, silicio, argento, tutto quanto. E da qui possiamo tranquillamente girare attorno all'asteroide, andare nei punti dove è più in superficie quello che ci serve e scavare direttamente con la nostra bellissima trivella. Ok, silicio qui. Andiamo un po', usciamo, scendiamo la luce, vediamo. Eccolo qua, e qua c'è il ferro e questo dovrebbe essere il silicio. Prendiamo e accendiamo tutto. Ok. E si parte. In questo modo sappiamo perfettamente che cosa stiamo scavando e dove lo stiamo scavando. Perfetto. Quindi, ricapitolando, nella modalità asteroide si può utilizzare la nostra navetta di salvataggio come una trivella. Come? Montando sul davanti un carrello d'atterraggio grande al quale attaccheremo una piattaforma e su quella piattaforma piazzeremo da una a tre trivelle, di più se volete, ma io ve lo sconsiglio. Grazie a questo potremo tranquillamente trivellare qualsiasi asteroide senza dover andare a raccattare detriti uno per uno. Se vogliamo e abbiamo circa 1-2 ore di tempo libero da buttare, possiamo anche metterci a costruire un rilevatore di minerali, ma credo che convenga farlo poi quando si è più avanti nel gioco. In tutto, costruire le trivelle mi ha portato via circa 40-45 minuti, non credo molto di più. Quindi, non ho altro da dire. Spero che il video vi sia piaciuto, in tal caso cliccate su mi piace, commentate, iscrivetevi al mio canale e al prossimo video. Ciao ciao!